Certo, te lo faccio subito. Iniziamo a mettere il latte in un pentolino, portiamolo sul fuoco, aggiungiamo una noce di burro e facciamo sciogliere. Una volta sciolto aggiungiamo la farina 00 e mescoliamo fino ad avere questo composto. Lavoriamolo un po' su una parte piana, ricopriamolo con pellicola trasparente e facciamolo riposare in frigo per un'ora. Nel frattempo andiamo a creare il ripieno con prosciutto cotto, mozzarella e besciamella. Una volta passato un'ora riprendiamo l'impasto, stendiamolo molto finemente, coppiamolo e aggiungiamo il ripieno al centro. Andiamoli a chiudere in questo modo e decoriamoli con una forchetta. Perfetto, non ci resta che passarli in uovo e pan grattato. Andiamoli a friggere. Ed ecco a voi i miei sofficini fatti in casa. Tieni, ne vuoi un po'?